Infatti ci troviamo a Palazzo Rosso e siamo proprio tra i capolavori di questo palazzo. Anche qui siamo venuti a sbirciare proprio durante la nostra diretta. Sono con Ilenia Mazzarello, che ringrazio, divulgatore scientifico, che come sempre ci accompagnano in questo tour privato che stiamo facendo, quindi è veramente una bella opportunità in questa mattinata. Abbiamo scelto questa sala proprio per l'importanza delle tele che sono custodite all'interno. Che tele abbiamo qui? Questa è sicuramente una delle opere più belle di Palazzo Rosso. Ci troviamo davanti a San Sebastiano, realizzato da Guido Reni, una delle opere più importanti appunto dell'arte emiliana a Genova. Guido Reni era un artista che cresce all'interno della Bottega dei Carracci per poi spostarsi a Roma, dove lavorò per la corte papale. La preziosità di quest'opera si evince ad esempio dal colore azzurro, che fu realizzato con lapislazzuli. Questo lascia intendere come quest'opera appunto venisse da una commissione alta, forse anche da una commissione papale o della cerchia vicina. Esiste un'altra opera di questo tipo che si trova all'interno dei Musei Capitolini e se ne trovano copie in tutto il mondo, ad esempio anche all'interno del Museo del Louvre. Il colore blu realizzato con lapislazzulo era sicuramente uno dei più preziosi che potevano trovarsi all'interno delle opere. Pensiamo ad esempio che la Cappella Sistina fu realizzata con questo colore e che proprio all'interno dei contratti che venivano fatti con gli artisti questo colore veniva pagato a parte perché appunto era uno dei più preziosi e costosi che si potevano trovare. Come sta andando questo weekend dei Rolli? Ci sono tantissimi visitatori, insomma siete di corsissima tra una visita e l'altra. Qual è allora anche l'esperienza da divulgatrice scientifica e quali sono anche le domande, le curiosità del pubblico che vi stanno magari ponendo in queste giornate? Sì, ci troviamo pieni di impegni, pieni di visitatori, oggi ancora più in questo momento ancora più di ieri perché appunto le persone iniziano ad arrivare per il weekend. In Palazzo Rosso, come anche il bianco che abbiamo di fronte, sempre sono sicuramente tra i palazzi più visitati e sta andando molto bene. È sempre un piacere venire qui a lavorare come divulgatrice perché c'è un bellissimo ambiente, è una città meravigliosa, Genova. Tu da quanti anni lo fai? Da un anno. Un anno, quindi sei deciso di tornare Sì, apposta. esatto. Ogni volta sono felicissima di tornare a Genova per questo evento. Quindi apposta per l'evento vieni qua. Sì, da Roma, sì. Questa sicuramente è una bellissima testimonianza che fa capire come questo modello dei Rolly Days dia anche da lavoro ovviamente ai giovani divulgatori che hanno qui la possibilità di confrontarsi col pubblico, di scoprire le nostre opere, di raccontarle e poi di portare con loro anche un bel ricordo della città. Grazie ad Ilenia, ti aspettiamo nuovamente allora anche per le prossime edizioni per accompagnarci qui all'interno di Palazzo Rosso e degli altri palazzi. Grazie.